a tutti e benvenuti in questo nuovo video e sul canale YouTube Van Education. Oggi un video speciale in occasione di San Valentino, ma San Valentino Kids, quindi adatto ai bambini. Infatti oggi ho preparato per voi un bellissimo laboratorio. Faremo praticamente dei cuori origami e li possiamo fare di diverse dimensioni, di diversi colori, con diverse carte, quindi carte, cartoncini, anche banalmente un foglio bianco che poi potete decorare. Quindi il materiale richiesto non è assolutamente tantissimo, si può reperire tranquillamente. Servirà semplicemente un foglio, ok, da poter appunto poi piegare. E io vi ho preparato però anche una matrice, nel senso che siccome servono dei quadrati, ed è meglio che siano dei quadrati perfetti, perché se fatti con il righello magari a volte si può sbagliare di un pochettino e quindi magari potrebbe uscire un cuore leggermente deformato. Quindi io vi ho preparato una matrice da poter stampare. Vi suggerisco, se avete delle carte come quelle appunto adatte per origami, che si trovano comunque ovunque, di utilizzare quelle, oppure un cartoncino colorato, o se non, proprio non avete nulla, della carta bianca da poter decorare. Quindi adesso vi porto con me, lo facciamo completamente insieme, non sarà velocizzato, quindi è proprio un laboratorio, e adesso vedrete step by step come si creano questi bellissimi cuori origami. Iniziamo subito! Eccoci alla mia stampante. Io ho scelto delle carte, vi ho fatto vedere in un ultimo vlog dove le ho comprate, e ho scelto queste carte colorate, però ripeto, potete utilizzare un qualsiasi cartoncino. Le infilerò nella mia stampante, ma dalla parte bianca, così da far uscire perfettamente i quadrati che ho preparato. E adesso vi mostro come usciranno pronte con i quadrati già fatti. Qui c'è il file con i nostri bei quadrati. Io adesso mando in stampa, stampo tutti e due, vedrete, sono questo e questo. Ne ho preparati due di diverse dimensioni, così potete scegliere quale quadrato fare. Lo mando in stampa e dovrebbe partire la nostra stampa. Ok, il nostro primo quadrato sta arrivando. Questo è un quadrato decisamente grande, poi ce ne sono altri più piccoli in modo tale appunto da creare diverse forme. Sarà proprio così il nostro cuoricino. Arrivano, arrivano, e infatti vi mostro che da qui dietro c'è infatti tutta la trama. Il nostro pattern. Va bene, perfetto. Ok, adesso incominciamo. Ritagliamo uno dei quadri. Io partirò da quello grande così da mostrarvelo bene. E poi vi mostro piano piano, step by step, tutte le piegature. Iniziamo! Ok, eccoci. Ritagliamo quindi il quadrato più grande. Lo voglio tagliare insieme a voi, così da fare tutti i passaggi insieme. Se anche voi avete stampato, trovate ovviamente sotto nel video, nel link, il PDF da stampare. Lo ritagliamo e possiamo iniziare. Quindi avremo il nostro bel quadrato. O foglio bianco, foglio colorato, adesso qua mi cade tutto. Foglio colorato o cartoncino, come nel mio caso è un foglio un po' più spesso già decorato. Ok, adesso cambio visuale della fotocamera, così mi potete vedere dall'alto. Ok, ci siamo. Quindi questo è il nostro quadrato e adesso iniziamo a piegarlo. Allora, lo giriamo come se fosse un rombo, così è più facile anche da capire. Pieghiamo le due estremità, i due vertici, sia in orizzontale che in verticale. Cerchiamo di farli combaciare perfettamente. E pieghiamo bene. Quindi abbiamo fatto il nostro primo triangolo, cercando di farlo combaciare bene. Adesso, dopo aver fatto il nostro primo triangolo, lo riapriamo e lo pieghiamo dall'altra parte, sempre per creare un bel triangolo. Ok? Teniamo sempre
la parte bianca verso di noi, questo mi sono dimenticata di dirlo, però la parte bianca verso di noi, la parte decorata esternamente. Quindi se vogliamo rifare un'altra piega per capire, lo facciamo sia in orizzontale che in verticale e otteniamo così un bel triangolo. Ok, perfetto. Adesso la punta in alto, ok, del nostro quadrato va a toccare il centro. Qui immaginate che ci sia una linea nera, ok? Deve toccare completamente il centro e piego. Ok, perfetto, ci siamo? Quindi da qui piego. La punta in basso invece va a toccare esattamente nel centro qua in alto, quindi non in mezzo ma in alto, e piego così. Perfetto, e otteniamo per il momento questo. Ora attenzione, se lo vogliamo piegare ancora bene, ma è facoltativo, lo pieghiamo come se fosse un libricino, così gli diamo bene bene la piega. È un po' facoltativo, però almeno lo appiattisce bene. Da qui la parte più difficile, ma l'ultima. Posso mettere un dito qui sotto dove c'è la piega, qui sotto, così da tenerlo fermo, e prendo questo angolino qua, questo vertice qui. Attenzione, lo porto, quindi lo piego e lo porto in alto, facendo in modo, quindi faccio vedere meglio, da, prendo questo, lo porto in alto, facendo in modo che questo lato tocchi esattamente questa piega. Quindi lo faccio qua sotto, sennò rischio di sbagliare. Ok, in modo tale che esca così. Così. La stessa cosa, puntando sempre il dito, la faccio dall'altra parte. Prendo e piego così, in modo tale che esca perfettamente così. Ora è già uscito il nostro cuore, però per cercare di farlo meglio, per farlo capire bene, andremo a tagliare le punte, pochino, non serve tanto. Quindi tagliamo la puntina qua, tagliamo la puntina qua, tagliamo la puntina qua, tagliamo la puntina qua, in modo tale da aver creato il nostro cuore origami. E come avete visto, ce ne sono tanti tipi di diverse dimensioni. Adesso infatti prenderò, ne facciamo ancora altri insieme, così da capire molto bene le pieghe, prenderò l'altro foglio dalla mia stampante, quello che ne ha di più piccoli, e ne prenderò uno leggermente più piccolo da farvi, da mostrarvi, da farvi vedere. Questa invece è la carta tutta colorata, quindi ne taglierò un altro. Scegliete anche voi quale volete tagliare, se volete tagliare quello. L'obiettivo è di farne tanti, così da poter decorare qualsiasi cosa vogliate. Potete decorare un regalo, potete decorare un biglietto, potete incollarli sul vostro diario, dove più vi piace. Ok, adesso ve lo mostro ancora più da vicino. Ok, ripartiamo. Nostro rombo, pieghiamo sia a metà in orizzontale che a metà in verticale. Ovviamente con un quadrato perfetto è più facile. Quindi riapro dall'altra parte. Ok, ci siamo. Ora riapro, la punta in alto va perfettamente a toccare il centro, la punta in basso va invece a toccare in mezzo ma in alto.
Ok, ci siamo. Perfetto. Così. Poi punto il dito, piego verso l'alto, piego ancora verso l'alto e ho così già creato il mio cuore. Posso anche decidere di tagliarlo più arrotondato, però la cosa più facile da fare è tagliare le punte e ottenere così il mio bellissimo cuore. Ok, possiamo farne anche altri, volendo lo possiamo fare anche molto più piccolo, oppure ancora più o meno di grandezza media. Quindi ne facciamo ancora un altro, così da prendere dimestichezza e farlo insieme. Questa volta ho scelto questa carta, piego a metà. Stai seguendo insieme a me? Così lo facciamo insieme. Oh, è un po' crollata la fotocamera, perché è puntata qua in alto. Ok. È messa in una posizione davvero davvero scomoda, poverina, anche lei. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Quindi, bello della diretta. Pieghiamo così, da una parte e anche dall'altra. Riapriamo, la punta in alto tocca la metà, la punta in basso tocca il centro in alto. E l'ho piegato perfettamente. Punto col dito, prendo il vertice esterno, tiro su, dall'altra parte tiro su. Ovviamente più è piccolo più è un po' difficilino, però se hai le manine piccole ce la puoi fare. Tagliamo le punte e abbiamo così creato un altro cuore. Vedete che ne abbiamo di diverse dimensioni e queste possono andare a creare un bellissimo biglietto, come dicevamo. Facciamo anche in diretta una bella fotina per Instagram. Ok, perfetto. Poi possiamo... ce n'erano anche altri qua. Possiamo farli di altri tipi. Vogliamo provare a sperimentare uno più piccolino? Vediamo se ce la facciamo. Le pieghe sono sempre le stesse. Ovviamente più è grande il quadrato e più è facile, però ci possiamo provare. Vediamo, facciamo questa challenge, vediamo se ce la facciamo. Adesso tutti questi nostri cuoricini li spostiamo. Facciamo un tentativo? Dai, porto la telecamera ancora più vicina. Ok, proviamoci. Pieghiamo a metà. Poi pieghiamo ancora a metà. E fin qui tutto facile. Lo riapro. Piego fino al centro, la parte alta la piego fino al centro, la parte bassa la piego fin sopra e fin qui sembra una barchetta che abbiamo creata. Poi punto il dito, porto in alto per creare il cuoricino, non è più a fuoco, vediamo se riusciamo a metterlo a fuoco. Ok, piego dall'altra parte per creare l'altra metà di cuoricino. Perfetto. Ora non ci resta che tagliare le nostre puntine, le nostre estremità. E anche qui abbiamo creato un cuoricino piccolino. Ok, perfetto. Voglio farne ancora un altro insieme a voi. Vediamo di cambiare la carta.
facciamo questo di media grandezza. E poi mi piacerebbe tanto sapere come adoperate questi cuori, che cosa ne farete, se ci farete un biglietto o qualcos'altro. Adesso dovrò allargare di nuovo la fotocamera con questo cuoricino piccolino. Ne facciamo ancora un altro, piego a metà, piego ancora a metà. Adesso dovreste essere diventati super pratici. Poi punta in alto, in mezzo, punta in basso, sempre in mezzo ma in alto, in alto. Punto il dito, prendo l'estremità, il vertice, e lo porto su. Dall'altra parte, stesso discorso. Ok, taglio, 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 e taglio. Ok, ho ottenuto il mio cuoricino. Quindi adesso abbiamo tanti tanti cuori. Qui ci sono pezzettini di carta che volano un po' ovunque. Tanti tanti cuoricini. Di ogni tipo. I nostri cuoricini. Un'idea carina potrebbe essere quella di attaccarli, incollarli su un altro foglio, magari anch'esso decorato. C'è la telecamera sempre che sfugge. Ok, perché è messa molto scomoda, visto che non è la mia solita postazione di lavoro, è piuttosto scomoda qui. Vediamo se regge. No, perfetto. Vediamo, adesso la sistemo. Ok, l'ho dovuta spostare proprio un po' più in alto. Comunque si può creare un biglietto in questo modo, per esempio attaccando tutti i vari cuoricini. Il biglietto, volendo, si può anche chiudere, quindi si può piegare a metà e attaccare tutti i cuoricini. Questa potrebbe essere un'idea. Eccoci di nuovo qui. Quindi io ho deciso alla fine di proporre un biglietto, ok? Quindi tutto bello decorato, aprendolo ci sono gli origami. Puoi scrivere poi un pensierino, puoi darlo a chi vuoi tu. Mi sembra un'idea molto carina, originale, fatto a mano e sicuramente farà piacere a chi lo riceverà. Puoi decidere poi anche di appenderli, volendo, con un filo trasparente. Puoi appenderli e ci giochi, quindi sicuramente è molto molto carino. Lo puoi anche utilizzare come segnalibro. Puoi decidere tu tutto quello che vuoi. Puoi regalarlo, puoi decorare una scatolina all'interno della quale puoi metterci dei cioccolatini. Quindi secondo me sono molto carini, ci puoi fare veramente tante tante cose. Quindi spero tanto che questo laboratorio, che questo video ti sia piaciuto. Io ti aspetto per altri video tutorial. Sempre per San Valentino trovi sul canale YouTube Van Education anche dei disegni che puoi fare in occasione appunto di San Valentino, come anche per disegnare e divertirti, non necessariamente per San Valentino, però puoi fare tanti cuori, tante cose belle. Trovi tanti altri video sul canale YouTube Van Education. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciarmi un like e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, ma sono sicura di sì, e magari lasciare un commento per farmi sapere se questo video ti è piaciuto, così da poterne proporre anche altri di laboratori, chi lo sa. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao da Vanessa.